Salve a tutti gli amici di Tech Different, siamo qui con l'unboxing del Motorola Moto X Force, dispositivo che è ultra resistente con un display Shutter Shield resistente a forti urti, come dichiarato da Motorola stessa. Andiamo ora a procedere con il nostro unboxing. Apriamo la confezione, troviamo subito questa scatoletta dove troviamo la manualistica. Abbiamo qui subito il dispositivo che presenta già delle crepature, a quanto pare hanno già provato a hanno già provato la resistenza di questo dispositivo. Comunque abbiamo un display da 5,4 pollici AMOLED QHD a risoluzione 2560x1440, tanto per dare qualche indicazione su come è fatto questo dispositivo. La fotocamera frontale da 5 megapixel, abbiamo il flash LED. Poi nella parte posteriore, che è in tela, abbiamo tutto il bordo, ovviamente, che è in metallo, come possiamo vedere. Micro USB per la ricarica, ho collegamento ad un PC, bilanciere volume, tasto accensione e spegnimento, il jack audio per le cuffie o auricolari. Qui abbiamo l'ingresso per la nano SIM e per la micro SD, memoria interna che è da 32 GB, espandibile appunto tramite micro SD. Abbiamo la fotocamera posteriore, come stavamo dicendo prima, da 21 megapixel con il doppio flash LED, registrazione video 4K. Poi abbiamo un processore che è uno Snapdragon Octa-Core 810, 2 GHz, RAM 3 GB, batteria da 3760 mAh, tanto per dare qualche indicazione, sistema operativo Android Lollipop 5.1.1 aggiornabile a Marshmallow. Qui abbiamo il caricatore della batteria, proseguendo l'unboxing e andando a terminare velocemente per non tirarla tanto lunga. Caricatore, qui abbiamo un altro vano dove abbiamo tutta la guida sulla certificazione anche del dispositivo, che è anche waterproof, oltre che resistente ai danni. E qui abbiamo anche ovviamente la sua spilletta per far uscire l'alloggiamento della nano SIM e della micro SD. Motorola Moto X Force, ora noi cominceremo subito a testarlo, inizierò a vedere un po' di aggiornamenti, perché sicuramente ci sarà qualche aggiornamento da fare, e a breve vedrete i video, anche le nostre prove di videoregistrazione, le nostre prove fotografiche e anche magari le prime impressioni. Bene, vi ringrazio per la cortese attenzione, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!